Benedetto Valentino, domani avrà inizio la 43esima edizione del Premio Ischia. Qual è il programma di questa edizione? Beh, innanzitutto la novità è che ritorniamo in piazza finalmente dopo anni e quindi ci sarà questa cerimonia di consegna come nella nostra tradizione in piazza dell'Ancora a Casamicciola. Diciamo che mentre tutto il mondo si è fermato in questi ultimi anni, il Premio Ischia comunque non si è fermato mai, perché abbiamo comunque sempre fatto la edizione annuale del premio, e quest'anno speriamo di festeggiare insieme a tutti gli ischitani che vorranno partecipare a Casamicciola, in piazzale dell'Ancora. Ieri è stato annunciato il rinnovo del sodalizio tra il Premio Ischia e la Presidenza della Repubblica per la consegna della Penna d'Oro. Da dove nasce questo sodalizio? Ma questo sodalizio ormai è una tradizione, perché abbiamo questo grande onore di avere rinnovato già da 4 governi la convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'organizzazione di questa Penna d'Oro, che è il premio più antico d'Italia, ma che è anche il premio istituzionale dello Stato italiano. Presentatori d'eccezione dell'edizione 2022, Tiberio Timperi e la giovanissima Daria Luppino, che è alla sua prima volta al Premio Ischia. Come mai la scelta è ricaduta su di loro? Ma perché bisogna innovare la tradizione. Timberio Timperi già aveva presentato delle edizioni del premio, innoviamo con i giovani, quest'anno si punta molto sui giovani, abbiamo vari premi dedicati ai giovani, tra cui anche una novità che è proprio un premio della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato agli scrittori under 35. E poi ci sarà questo spettacolo molto bello con Paolo Belli e altri artisti nella piazza, quindi sarà una grande serata di cultura e di spettacolo.